diciamo che andare una da zampa, sola. Una zampa pare che riesca a governarla, però. La percezione è un po' alterata dappertutto. Ciao Robertina, ma che bella questa! Dire che si alza e se ne va in giro è un po' no, esagerato. Cioè si trascina con quella davanti. Sì, beh, certo, sì, sì, no, non è che Robertino si alza. Sì? Eh sì, si alza in piedi Robertino. Si butta Robertino tutto davanti e si tira su. Poi è peggiorata. A destra mi sembra che il dolore profondo sia un po' marcetto. Non ti faccio nulla, ragazza. Ciao Robertina, sei bravissima Robertina, bravissima, sei bravissima. Non ha fatto neanche uno sguardo improvviso. Vediamo un po' cosa mi dice Diana. Ah, aspetta. Ciao piccolina. Ora qua dovremmo vedere dopo la decompressione e dopo la stabilizzazione se i segni neurologici tenderanno a migliorare. Adesso i segni neurologici della zampa sinistra sono sul limite del possibile, quelli della zampa destra invece sono veramente molto molto deboli. Sì. E quindi la speranza è che decomprimendo e bloccando sia in miglioramento. Okay. Status migliore rispetto a Robertino? Sì, lei c'è la possibilità che possa riprendere una zampa. Una zampa, che è già l'altra, qualcosa. L'altra non lo so. L'abbiamo sparata qua. È possibile che gli abbiano tolto. Li tagliano per quando li tirato un pezzo di orecchio. No, ha un buco circolare. Sì, è possibile che gli abbiano sparato. Ok, vediamo. Ok. Vediamo un attimino, sapremo dire qualcosa nei prossimi 60 ore. Perfetto. Va bene? Bene.